Franceschini, per una volta non la troviamo, anzi questa volta non la troviamo nel settore elettrico, ma nel settore idrotermosanitario, perché la vostra azienda tiene il piede in due staffe, possiamo dirlo senza offesa? No, anzi, è un complimento. Noi produciamo regolazione e controllo. Regolazione e controllo degli impianti è valida sia per l'elettrico che il termoidraulico. Noi abbiamo una proposta vastissima di regolatori e controlli degli impianti, ovviamente gli elettricisti comprano un certo tipo di regolatore, gli idraulici ne comprano un altro, ma nel loro complesso siamo ben piazzati su tutti e due i settori. Qual è il significato della vostra presenza in questa fiera a Milano? Beh, per noi è una fiera tradizionale, noi la facciamo da sempre, da quando è nata partecipiamo a questa fiera. Abbiamo sempre il solito posto, la solita postazione, e per noi è un'occasione di visibilità internazionale. Noi puntiamo su questa fiera proprio per dare messaggio di prodotto, spiegare i prodotti a clienti che è molto difficile vedere perché vengono dall'estero e che in questo caso possiamo far vedere come funziona il prodotto. Quindi per noi è una fiera strategica proprio, più di tutte le altre che abbiamo fatto in passato. Senta, visto che parla di strategie, ci spieghi perché gli idraulici hanno questa fiera e gli elettricisti non ce l'hanno? Non so, in effetti me lo chiedo anch'io spesso. Noi siamo, come dicevamo prima, su tutti e due i settori e per noi le organizzazioni sono importanti ambedue. Però effettivamente la termoidraulica ha saputo sviluppare un richiamo, forse anche spettacolare, cioè ha prodotti anche forse spettacolari, non so, ma non capiamo il motivo, ma vengono da tutto il mondo. Qua dentro ci sono stati indiani, pakistani, iraniani questa mattina e all'elettrico non siamo mai riusciti a portarli queste persone qua. Forse il prodotto in questo mondo è un prodotto che ha un respiro più ampio, di mercati più grandi, credo, non so. Ecco, quali sono le strategie per i prossimi mesi, diciamo per il 2014, per Fantini Cosmi? Ma noi ci attende un lavoro molto pesante nei prossimi mesi, ma anche gratificante, perché abbiamo una campagna di lancio di prodotti nuovi molto pesante e molto importante. Stiamo lanciando la nuova generazione di cronotermostati e stiamo implementando nuovi prodotti e rilanciando nuovi prodotti su Aspira. Soprattutto stiamo integrando con la nostra domotica tutti i sistemi contabilizzazione, ventilazione e raffrescamento che fino a ieri vendevamo separatamente, oggi sono inglobati tutti in un unico sistema. Quindi i prossimi mesi dovremo veramente portare a conoscenza dei nostri clienti questi sistemi qua. Un lavoro che voi potete ben pensare ci fa sorridere, ma ci fa anche un po' sudare. E allora a noi non resta che presentarli in anteprima. Vi accompagno. Bene, siamo a presentare la nuova generazione di termoregolazione della Fantini Cosmi. I nuovi termostati, i nuovi cronotermostati, che puntano, oltre che alle funzionalità tradizionali, anche sull'estetica, anzi soprattutto sull'estetica, creando un cronotermostato d'arredamento. Questi cronotermostati sono dell'ultima generazione e comprendono tutte le funzionalità e le innovazioni che sono state aggiunte negli apparecchi negli ultimi anni. In particolare vediamo qui il termostato tradizionale con numeri grandi, fondo nero con i segmenti bianchi, si vede molto bene ed è molto intuitivo nella regolazione. Da quest'altra parte invece troviamo la sezione del cronotermostato che è più o meno la stessa cosa, ma che ha la possibilità di definire un profilo orario. Anche questo ha questa forma high tech che ricorda un po' l'iPhone e con segmenti bianchi. È un touch che si illumina quando, a batteria, che si illumina quando è richiesto, si spegne avendo un display completamente scuro e nero. Nella parte superiore invece vediamo l'ultima generazione, che è quella
cronotermostato con display a colori in TFT. Il TFT ci permette di aggiungere funzioni a un oggetto che di per sé viene pensato e creato solo per la regolazione della temperatura. In realtà qua può diventare anche un terminale domotico, oltre che avere una grande facilità di programmazione e una grafica decisamente innovativa e di prestigio. In casa questo dovrebbe rappresentare un top di gamma e di prodotto. Vedete, oltre ai colori, vedete anche la grafica piena di informazioni, cosa che altrimenti non riusciamo a fare su un prodotto tradizionale. Per quanto riguarda la gamma Aspira, Aspira è il nostro marchio di ventilazione. Qui presentiamo veramente una grande innovazione, l'aspiratore elicoidale che può essere montato anche in un condotto. Fino ad oggi per i condotti gli aspiratori che potevano essere montati erano molto grossi, antiestetici e soprattutto molto costosi. Questo è un prodotto che riesce ad unire tutti i vantaggi dei elicoidali e i vantaggi degli aspiratori centrifughi. L'importanza di questo prodotto è anche data dal fatto che questo prodotto è stato selezionato dalla fiera per partecipare al concorso di innovazione. Quindi diciamo che sotto il punto di vista di mercato è stato riconosciuto un po' da tutti come una svolta nella produzione di questo tipo di prodotto. Da qui abbiamo comunque rinnovato tutti i prodotti esteticamente anche della gamma Aspira. Qui entriamo un po' nel business del presente e del futuro, non solo della Fantini Cosmi, ma un po' di tutto il mercato, la contabilizzazione. Siamo gli unici produttori italiani, veri produttori italiani, delle centraline di contabilizzazione. Abbiamo progettato e realizzato questa centralina che, oltre ad essere avanzata e a comprendere tutte le innovazioni che negli ultimi anni sono state in questo settore, ne aggiungiamo un'altra che riteniamo molto importante, anzi lo ritengono i nostri clienti, che è quella di visualizzare i consumi della centralina nel cronotermostato di casa. Stiamo avendo un grande successo proprio su questo punto, che è un vantaggio per gli inquilini e per gli utenti che possono usufruire di questo servizio, cioè conoscere quanto realmente spendono senza dover andare a uscire di casa e andare nel caveglio tecnico o nella cassetta, ma semplicemente accendendo il loro cronotermostato di casa. È un prodotto che secondo noi si verrà inquadrato proprio anche nel settore OEM, cioè il nostro progetto è di coinvolgere anche altre industrie per condividere la produzione di questo oggetto qua.